A tutti, buonasera, benvenuti a Rete 8 Economy. È questo l'ultimo numero della stagione, poi dopo le vacanze estive ritornerà come di consueto in autunno. Chiudiamo in bellezza, direi, con i vertici di Confindustria. I vertici di Confindustria, anche alla luce dei fatti accaduti in Italia e nel mondo, cerchiamo di capire dal nostro Abruzzo come funziona, come vanno le cose, anche perché abbiamo il neopresidente del Confindustria Chieti Pescara, Silvano Pagliuca, che ho qui alla mia destra e che comincio a presentare. Quindi gli ospiti di questa sera, Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Chieti Pescara, Enrico Perticone, presidente Piccola Industria Confindustria Chieti Pescara, Grazie. Alessandro Addari, che è delegato alla internazionalizzazione, quindi Luigi Di Giosafat, direttore generale Confindustria Chieti Pescara. Buonasera a Come tutti. sapete è molto spesso ospite di questi studi il dottor Di Giosafat, anche Addari per la verità. Bene, iniziamo questa trasmissione cercando di capirci su alcune cose. Io intanto attraverso il dottor Di Giosafat e con la cortesia della dottoressa Federicis mi sono fatto dare l'intervento di insediamento del presidente Pagliuca, che ho letto con molto, molto interesse e dal quale ho preso degli spunti per poter oggi parlare. Intanto il presidente dice: sentiamo spesso parlare che il mondo sta cambiando. Dice: è falso, il mondo è già cambiato. Siamo già in una fase di cambiamento e a noi cogliere e saltare le positività e eventualmente depotenziare le negatività. Questo dice il Presidente. E pensando a temi importanti, quali la sostenibilità, la green economy, agricoltura biologica, edilizia innovativa, che consente all'uomo di costruire le leggi della bellezza. Cosa risponde il presidente Pagliuca? Sì, buonasera. Io credo che per capire quello che bisogna fare in Abruzzo dobbiamo prima capire cosa sta succedendo a livello Non c'è mondiale. dubbio. E questo lo possiamo fare soprattutto analizzando tre aspetti a mio avviso importanti. Il primo è quello dovuto al cambiamento pervasivo della tecnologia, che grazie all'intelligenza artificiale, al big data, cambierà anche le professioni nel futuro. La Oxford School ci dice che nei prossimi 10-15 anni il 50% delle professioni non sa Scompariamo. saranno diverse da quelle che conosciamo oggi. Quindi questo è il primo punto da avere presente. Il secondo punto, a mio avviso, è che stiamo passando da una società industriale a una società digitale. Cioè, noi prima eravamo abituati a imprese che producevano beni e servizi con l'utilizzo di migliaia di dipendenti, Ora no. chiamate labor intensive, e per produrre beni e servizi tangibili. Oggi la società invece va verso una società digitale dove ci sono molti Tecnologico. capitali, quindi ingenti capitali, cosiddetti società capital intensive, con poche persone e che producono beni e servizi intangibili. E il terzo punto, che comunque è importante, è che in questo momento, ce lo dice l'Oxfam, 8 persone più ricche al mondo detengono il 50% della ricchezza del pianeta. E questo, al di là, diciamo, della scala dei valori che ognuno di noi ha, pone un tema. I clienti, è scomparsa la fascia media della società e quindi con questo noi dovremo fare i conti. Grazie per ora, Presidente. Sentiamo Enrico Perticone, che come ho detto è Presidente della Piccola Industria Confindustria Chieti Pescara, è Presidente dei Piccoli Tesori, il Presidente Perticone. Questi piccoli tesori che sono queste aziende piccole ma fatte di gente che evidentemente fa bene la propria professione, porta avanti l'economia di questa regione.
Ecco, io vorrei chiedere, il commercio internazionale e la Brexit e politiche doganali. È un tema molto complesso, decisamente. Ci siamo buttati subito nel pieno all'interno dell'argomento per esatto. Cercare di sollecitarci tutti. Direi, prima battuta, che intanto parliamo di questo, perché l'export è la chiave di vita e di sviluppo per l'economia abruzzese, ma anche per l'economia di questa sì. Nazione. Più di un quarto della nostra ricchezza nazionale è coperta dalle esportazioni ed i mercati internazionali per noi sono decisamente la chiave di sviluppo per le nostre imprese. Negli ultimi anni, ma non solo, le esportazioni hanno sempre costituito una sorta di scoglio confortevole sul quale ripararci in momenti di tempeste economiche, ma anche in momenti di crisi economiche. E quindi questo è il punto di partenza. L'export per noi è vitale. Dal momento che per noi è vitale l'export, diventa molto difficile per le nostre aziende effettuare una programmazione delle proprie esportazioni e quindi effettuare anche una programmazione della propria attività nel momento in cui lo scenario commerciale internazionale è più complesso di prima, è stato già detto prima di me. Certo. Ed è più complesso di prima per una serie di fattori che non siamo qui ad elencare perché non abbiamo nemmeno il tempo, ma comunque i processi di delocalizzazione, globalizzazione, dematerializzazione, l'e-commerce e quindi l'introduzione sul mercato di soggetti assolutamente nuovi come Amazon e Alibaba. Questo quindi crea uno scenario ad altissima complessità che ha visto anche rompersi in questi ultimi anni dei meccanismi a funzionamento semiautomatico che erano all'interno del funzionamento dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, con una serie di asimmetrie che si sono prodotte proprio in questi anni, negli ultimi anni, per effetto delle politiche doganali di Trump. Da ultimo Brexit, perché il referendum che si è tenuto a giugno 2016 nel Regno Unito ha rotto l'ultimo degli assunti che davamo come paradigma scontato, cioè che dentro l'Unione Europea si potesse entrare ma non se ne potesse uscire. Ora, per la verità, Brexit non si è ancora perfezionata, ma da 3 anni comunque dibattiamo di Brexit. C'è stato nel 2016 un referendum, nel 2017, il 29 marzo, è stata comunicata all'Unione Europea l'intenzione di uscire, è stato negoziato un accordo, l'accordo doveva perfezionarsi entro 2 anni, il termine è scaduto il 29 marzo, l'accordo si è perfezionato tra gli attori, quindi il governo del Regno Unito e i negoziatori dell'Unione Europea, ma non è stato votato dal Parlamento del Regno Unito. Perché la May perché sostanzialmente le difficoltà che ha incontrato Theresa May sono state quelle soprattutto di convincere innanzitutto i Tories, che in larga parte non erano favorevoli alla Brexit. May ha dovuto necessariamente cavalcare la Brexit pur essendo contraria alla Brexit personalmente. E quindi il Parlamento non ha votato questo accordo. Sta di fatto che c'è stato un primo slittamento a marzo, un secondo a maggio. Il Regno Unito è entrato nel nuovo Parlamento ed ora la soglia dovrebbe essere quella di aprile, di ottobre, 31 ottobre 2019. Questo genera uno scenario di grandissima incertezza per le aziende italiane e per le aziende abruzzesi. Noi sviluppiamo, come numeri con il Regno Unito, 23 miliardi di esportazioni e 11 miliardi di acquisti, come Sistema Italia, con un surplus di 12 miliardi e 3, e anche come regione facciamo 648, quasi 649 milioni di export verso il Regno Unito e 96 milioni di import. Questo significa che con il Regno Unito abbiamo più di 500 milioni di saldo positivo. Ci ritorniamo. Presidente. Ad Alessandro Addari, parliamo sempre di export abruzzese. Quali sono le opportunità e le criticità dell'export abruzzese? Le opportunità anzitutto, nel senso che l'export sta trainando e continua a trainare la regione, le attività produttive, con dei numeri interessanti. L'export abruzzese cresce di più rispetto alla media italiana, quindi questo ci deve far sicuramente ben sperare. Stiamo vedendo anche alcune conferme, ad esempio nel settore delle pelletterie, nel settore degli accessori, delle calzature, nello stesso settore alimentare, per cui ci sono dei trend interessanti. Certo, analizzando in maniera più approfondita i dati si notano anche delle criticità. Se pensiamo che 10 su 12 mercati tra i primi dell'export abruzzese sono in Europa e quelli extra UE, extra Unione Europea, sono Stati Uniti e Svizzera, la vicina Svizzera. Questo sicuramente costituisce una criticità, perché è chiaro che nel confortevole spazio dell'Unione Europea e dell'Europa in generale
sussistono dei dati di crescita minori rispetto ad altre aree geopolitiche. Il rischio quindi è che le aziende della nostra regione non prendano appieno il treno della crescita che ad esempio si sta maturando in diverse aree geopolitiche. Penso all'Asia, con dati di crescita ancora interessanti ad esempio della Cina, ma anche del Bangladesh, della Malesia, e anche nell'area Mercosur, penso al Perù, al Cile. Ecco, tutti i mercati che necessitano di un approccio strutturato, di formazione, di informazione, di reti tra imprese. Ecco, questo è un po' il tallone d'Achille che a mio avviso insieme possiamo contribuire anche come sistema Confindustria, che oggi più che mai è focalizzato sul supportare i processi di internazionalizzazione delle imprese, anche e soprattutto delle piccole imprese, che hanno sempre più bisogno anche di una sorta di mentore, di guida, di scouting di opportunità che si possono sviluppare nel mondo. Grazie. Passo al direttore generale, al dottor Di Giosafatte, anche perché poi dopo al presidente vorrò chiedere la evoluzione del credito, la digital transformation, e nello stesso tempo una battuta simpatica, la carta e il calamaio. Poi vedremo perché parleremo di carta e calamaio, perché effettivamente è un macigno questo, dice bene il presidente, un macigno che pesa per tutto il paese, ma per la maggior parte sull'Abruzzo, perché qua non tutti sono uguali e quindi ognuno si adatta come meglio crede. Ecco perché parliamo di cultura d'impresa, di una nuova cultura d'impresa. E chiedo a Di Giosafatte le imprese e il rapporto con il credito e la finanza. Beh, noi abbiamo ritenuto che il credito e la finanza siano nei prossimi anni nel panel della politica dei fattori, che sostiene fortemente il presidente Boccia. Noi dobbiamo passare, lo diciamo da anni, e mi sembra che Confindustria e Chieri Pescara sia interprete forte di questa situazione. Dobbiamo passare da una politica che è stata una politica di settore per 50 anni a una politica di fattori, che sono i fattori strategici di sviluppo di tutte le imprese, di tutti i settori di impresa. Il credito, insieme all'internazionalizzazione, all'innovazione, alla ricerca e altri fattori, diciamo è determinante per il territorio abruzzese, in particolar modo per il nostro territorio, tant'è che noi abbiamo approntato dalla metà del 2018 un panel di strumenti che ci rende interpreti di una nuova cultura dell'approvvigionamento del credito. In particolar modo mi riferisco all'accordo che abbiamo concluso da pochissimo, firmato dal presidente Pagliuca con il direttore generale Mediocredito Centrale, che ci vede unica Confindustria del panorama nazionale a come territoriale, naturalmente per conto della Confindustria nazionale, a sperimentare per la prima volta una nuova piattaforma che consentirà a MCC di erogare fino a 200.000 euro in una settimana lavorativa il credito per le nostre aziende. E fondo impresa non c'entra? No, il fondo impresa è un fondo per la formazione, quindi da finanziamento però dedicato alla formazione. Va bene. In questo caso per le aziende che intendono accedere a qualsiasi forma di credito, anche riteniamo per la maggior parte quelle classiche. A fianco a questo abbiamo chiuso un'operazione importante con Assolombarda, che è la nostra consorella di Milano, una delle Confindustrie più grandi del sistema nazionale. Abbiamo chiuso un accordo con BancoPass, saremo la Confindustria di Chieri Pescara, avrà lo sportello diretto per le imprese sull'accesso a questa gamma di servizi che consente alle piccole e medie imprese di approntare un business plan credibile di fronte alle banche, verificare il proprio stato di rischio nei confronti dei prodotti bancari e anche avere ulteriori informazioni ancor più sull'aspetto dell'assistenza e l'abbattimento del tasso di interesse, che attualmente, ripeto,
già basso di per sé per via del risvolto dell'economia globale e direi anche europea e nazionale. Abbiamo concluso un accordo con Deloitte e questa, diciamo, questa gamma di prestazioni è erogabile direttamente come front office dai nostri uffici, quindi le nostre imprese si interfacceranno direttamente con i nostri tecnici, con i nostri specialisti. Quindi il sistema creditizio non è più sufficiente, Presidente. Abbiamo parlato, lei ha parlato nel suo intervento di questo macigno e estremizzando ha parlato di carta e calamaio. E l'Abruzzo da questo punto di vista si trova molto indietro. Sì, allora diciamo che intanto per quanto riguarda il credito, così come per tutti gli altri temi, anche questo settore sta subendo delle grandi trasformazioni attraverso la nascita di start-up che vanno ad attaccare con nuove forme di credito quelle che sono oggi invece gestite da società così definite incumbent, cioè quelle che hanno sempre, mi riferisco soprattutto ad esempio alle banche, e quindi c'è un tema di innovazione anche su questo settore, ma ovviamente come dicevo all'inizio il tema dell'innovazione è un tema che attraversa trasversalmente tutti, nessuno escluso, e quindi qui dobbiamo fare i conti anche con un territorio che è poco competitivo. Dobbiamo anche sfatare il mito che le aziende sono competitive da sole. Le aziende non sono competitive da sole, devono muoversi in un ecosistema che trovi, come dire, il terreno fertile per poter far sì che si crei sinergia e quindi sia tutto insieme competitivo. E noi anche qui, per capire come siamo messi, dobbiamo un attimo far riferimento a ciò che sta accadendo in Europa. L'Europa ha uno strumento per monitorare il grado di digitalizzazione di un paese attraverso vari parametri, ma complessivamente dà un po' il termometro della situazione. Si chiama DESI, che è il Digital Economic Society Index, e noi siamo al quart'ultimo posto. Siamo avanti solamente alla Bulgaria, alla Grecia e alla Romania. Grazie. Quindi questo è un fatto molto importante. Credo che la consapevolezza però ci debba a questo punto spingere a fare meglio e molto 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 di più. Sì, Presidente, la tecnologia, come lei ha detto, si compra, ma la cultura sì, è un po' diverso. Cultura è un po' diverso. È un po' diverso, cioè complica un po' le cose, perché sì, io mi compro un bel computer e ho risolto, ma la cultura d'impresa mi sembra un po' difficile comprarla. Ci vorrebbe gente che pensa. Lei dice ad un certo punto, ecco perché ho letto con interesse, noi non dobbiamo inseguire il futuro, lo dobbiamo intuire. Intuire vuol dire pensiero, cioè io penso al futuro, va bene, e quindi mi regolo. Lo stesso dicasi per i mercati. I mercati li dobbiamo conoscere. Qualcuno dice, o lei stesso ha detto, Non è importante preparare il bagaglio e partire con il treno o con la nave. Rimane sempre un problema di pensiero. Ci ritorno subito, c'è una pausa pubblicitaria, poi riprendiamo. Bene, ritorniamo dagli studi di Rete 8, Rete 8 Economy. Questa sera parliamo con i vertici di Confindustria, Chieti, Pescara. Avevamo, prima della pubblicità, mi ero fermato sulla tecnologia, si compra, ma la cultura, punto interrogativo, innovazione è un concetto da innovare. Chi aveva parlato per ultimo? Il Presidente? Può anche continuare, poi passiamo la parola agli altri amici. Sì, è chiaro che l'innovazione non può essere semplicemente acquisire tecnologia, la tecnologia c'è e per fortuna direi che questo non è un problema. Il problema è culturale. Diciamo che se facciamo un passo indietro e andiamo a capire meglio cosa è successo, ad esempio, con l'avvento dell'elettricità, ma anche della televisione, più che altro anche della radio, noi sappiamo che sono state rivoluzioni che hanno preso subito piede. Perché erano rivoluzioni cosiddette analogiche, chiunque, a prescindere dal grado di istruzione, dall'età,
dal sesso, era in grado di poter ad esempio accendere, certo, con un semplice movimento l'accensione di un interruttore. Certo. Le competenze digitali invece hanno bisogno, come dire, di una presa d'atto più importante, quindi una formazione più importante, e questo fa la differenza. Se posso, vorrei un attimo con un esempio far capire cosa significa non cogliere la necessità di innovarsi. Tutti noi conosciamo, o perlomeno conoscevamo, la grande Kodak. La Kodak è, nel 1996 aveva 96.000 dipendenti, nel 2012 dichiara fallimento. Nello stesso periodo un'altra società di nome Instagram, attraverso le foto digitali, fu acquisita da Facebook a $1 miliardo. Perché cito questo esempio? Perché Kodak aveva il brevetto delle foto digitali, ma non seppe cogliere l'innovazione e quindi la lasciò nel cassetto, e nel frattempo qualcun altro invece ne ha fatto un business model. Sì, sì. Bene, grazie. Presidente Pertigone, ci poniamo una domanda. I super dazi di Trump impatteranno sulle aziende abruzzesi? È molto probabile e non è certo. Sì. E quindi è ancora peggio. E quindi è ancora peggio, dal momento che le imprese abruzzesi, soprattutto le piccole e le medie, si trovano nella scomoda situazione in questo momento che costringe le aziende a pesare e misurare l'incertezza negli scenari commerciali internazionali. I superdazi di Trump, tra l'altro, costituiscono un po' il rovescio della medaglia di Brexit di cui parlavamo prima, cioè la rottura di quei meccanismi. Facciamo capire bene questo concetto. Facciamo due esempi. Uno su Brexit, uno su Trump, su se per Trump. Lei può andare bene. Ora, un'azienda che si trova a vendere merci con il Regno, sul Regno Unito, e ce ne sono tante, l'abbiamo visto dai numeri di prima, e supponiamo che debba contrattualizzare le forniture nei prossimi 2 anni, sì, non conosce qual è lo scenario commerciale internazionale tra Unione Europea e quindi Italia e Regno Unito che avverrà dal 1 novembre 2019. Ci saranno dazi oppure no? Scriveremo un accordo oppure no? Si produrrà una hard Brexit, e quindi governata esclusivamente dai meccanismi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, o una soft Brexit, e quindi un accordo tra Unione Europea e Regno Unito? Questo ovviamente genera incertezza e genera molta più complessità nel redigere contratti di compravendita internazionale. Certo. L'azienda è molto più obbligata a fare riferimento ad una serie di cautele contrattuali che prima potevano anche non essere prese nella considerazione che invece in questo momento è imposta. La stessa cosa accade con Trump. Un'azienda che oggi esporti merci negli Stati Uniti, e beh, l'Abruzzo è il paradigma delle esportazioni negli Stati Uniti, no? È il nostro mercato fuori dall'Unione Europea più maturo ed è anche quello che ci dà maggiore soddisfazione. A marzo 2018 l'amministrazione Trump adotta dei super dazi su prodotti contenenti alluminio e acciaio. Li adotta inizialmente nei confronti dei prodotti di origine cinese, da giugno anche nei confronti di prodotti di origine europea. Da lì una serie di azioni e reazioni, perché il commercio internazionale riflette la terza legge del moto. Ad ogni azione ne corrisponde una uguale e contraria. L'Unione Europea si tutela con una serie di dazi all'importazione di prodotti dagli Stati Uniti. Nel frattempo la Cina fa la stessa cosa e si riserva anche di tutelarsi mediante strumenti non tariffari, per esempio agendo sull'acquisto di titoli del debito pubblico, dal momento che gli Stati Uniti si trovano anche nella scomoda situazione di essere posseduti in termini di titolo pubblico in larga parte proprio dal governo cinese. E in più può agire anche come leva sullo yuan. L'Unione Europea è in mezzo, è un mercato straordinario, è un'economia straordinaria, ma è schiacciata da due grandi colossi che sono contemporaneamente sono dei grandi colossi da un punto di vista economico, lo sono anche da un punto di vista politico. Vedi il caso Huawei. Esatto, vedi il caso Huawei. Noi oggi siamo un colosso economico e non c'è dubbio, non ancora lo siamo da un punto di vista politico. E grazie. Scontiamo questa difficoltà. Grazie Presidente. Addari, parlando sempre di export, il tessuto delle imprese e le attività per accompagnare le imprese all'estero. Sì, noi da questo punto di vista, a mio avviso, dobbiamo operare molto, soprattutto per le cosiddette imprese matricole, cioè quelle imprese che non si sono confrontate ancora in maniera strutturata, soprattutto con i grandi mercati extraeuropei, e quindi che devono per forza di cose rafforzare anzitutto le competenze interne, magari avvalendosi anche di quelle esterne, per essere più competitive.
Per farlo io credo che si possa continuare un percorso già intrapreso. Un esempio, ne faccio un paio: in Confindustria Chieti Pescara siamo stati tra i partner dell'ICE Agenzia per un percorso formativo del Digital Export Academy, che va proprio in qualche modo a fondere le competenze, diciamo offline, quelle classiche negoziali o nell'approccio ai mercati internazionali, con quelle digitali. Così come un progetto, abbiamo ospitato e comunque siamo stati tra i partner di un progetto di ICE Agenzia in collaborazione con Sace Simest, che ha il nome proprio Export 360 gradi, che fa comprendere quanto poi multidisciplinare sia l'approccio a questi temi. Tra l'altro si è da poco costituito il gruppo tecnico internazionalizzazione in Confindustria Chieti Pescara, e anche qui l'idea è di essere interlocutore verso le istituzioni, da quelle nazionali, sia quelle di emanazione confindustriale, penso anche ad Assafrica e Mediterraneo, che opera proprio in quell'area strategica che accennavamo prima, dove forte la crescita e forte allo stesso tempo forte è la pressione competitiva e comunque l'esigenza di essere molto preparati sui mercati, così come ICE Agenzia, Sace Simest e la rete camerale, il sistema camerale che a mio avviso insieme alle associazioni di categoria può davvero fare la differenza nel porre anche ai decisori istituzionali, penso alla regione, le priorità. Quindi quali priorità possiamo noi avere oggi come settori da consolidare, da spingere, quali priorità possiamo noi avere oggi in tema di scelta dei mercati. Ecco, non si può più chiaramente dal punto di vista di ciascuna impresa navigare a vista, occorre un programma. Prima si citava il business plan, lo citava il direttore generale di Confindustria Chieti Pescara, questa è un po' la base. Ogni azienda deve elaborare una propria strategia, il sistema può aiutare in qualche modo questo percorso anche con l'ausilio di enti, istituzioni e di dati concreti che possono tracciare il percorso. Con il direttore cambiamo argomento. Siccome parliamo di Confindustria Chieti Pescara, parliamo di Nuova Pescara. Nuova Pescara, che cos'è? È un grande progetto che Confindustria Chieti Pescara ha sposato appena dopo il referendum. Ahimè, il referendum del 2014 ha portato solo ad agosto 2018 ad avere la legge regionale di avvio della procedura, quindi con un ritardo enorme, e se lo ha fatto anche perché Confindustria Chieti Pescara proprio a fine 2017 costituì l'associazione Nuova Pescara unitamente ad altre associazioni di categoria che mi piace, approfitto per ringraziare, ed anche ad altre organizzazioni dei consumatori, con la Fondazione Pescara Abruzzo. Questa associazione nacque per per rendere esecutiva questo grande strumento di democrazia in cui tre cittadine hanno chiesto di potersi mettere insieme. Allora noi assistiamo a una, non lo dico io, lo dice la World Bank e quindi anche gli studi dell'OCSE. Nel 2050 8 cittadini su 10 in Italia avranno residenza nelle città più grandi, che saranno ancora più grandi. Il 70% dei cittadini del mondo si concentrerà nelle più grandi città del mondo. Lima, da 12 milioni di abitanti, passerebbe intorno ai 20 milioni di abitanti. Roma addirittura raddoppia i suoi abitanti. Questo significa che si va sempre verso grandi aggregazioni, dove si rende sempre più utile l'assistenza alla persona, il benessere, ma ancor più la sanità della persona. Noi recupereremo nel 2050 almeno il 30% delle ore di lavoro come ore da dedicare a noi stessi, ad altre persone, perché questi sono i dati. Bene, abbiamo un progetto che punta ad aggregare tre comuni di una provincia, quella di Pescara, che rende conto di un salto di qualità, un esercizio mai fatto, lo voglio dire, perché ci sono delle leggi che ammettono fusione, leggi ordinarie che ammettono fusione tra i comuni, mai fatto in Italia di queste dimensioni. Quindi arriveremo ad essere la 19ª città più grande d'Italia per numero di residenti. Però voglio precisare che questo
questo aspetto della nuova Pescara per Confindustria e Chieti Pescara, lo ha sempre detto, è solo il punto di partenza, non il punto d'arrivo. Noi abbiamo una area metropolitana, Chieti Pescara, che già nel 2006 fu riconosciuta come la 22esima area metropolitana in Italia, che in meno di 100 km quadrati pone circa 450.000 abitanti su 1.200.000 che ne è l'Abruzzo e più di 34.000 aziende che fanno da sole quasi il 67% del PIL industriale di questa regione. Sarebbe la vera grande piattaforma economica del centro Italia, naturalmente con tutto, diciamo, tutte le dimensioni rispetto a Lazio, che ha una dimensione sicuramente importante, ma come piattaforma logistica noi potremmo essere una grande piattaforma logistica del centro Italia per il basso Mediterraneo e per l'est Europa. Grazie. Presidente, vogliamo parlare di banca e impresa, perché mi sembra cosa troppo importante quella di pensare che un signore o un'azienda che ha bisogno di un credito non sa che la sua richiesta non viene discussa a Pescara, ma viene discussa a Roma, e l'azienda è convinta che dallo sportello arrivino dei soldi. La banca non riesce a valutare il progetto, perché lo sta valutando a Roma, quindi non qui, e nascono le difficoltà che noi tutti conosciamo, perché la banca vuole garanzie reali. Sì, questo è un tema importante. Noi sappiamo oramai che da tempo l'headquarter delle grandi banche si è spostato altrove, tendenzialmente al nord, e questo crea difficoltà nella comunicazione. Ma questo, diciamo, è una cosa di cui noi abbiamo piena consapevolezza, tant'è che con il direttore di Giosaffatte stiamo cercando di capire come meglio organizzare la tecnostruttura per far sì che anche l'istruzione di una pratica venga, come dire, fatta in maniera più puntuale, dando una mano sia all'impresa, che ovviamente necessita di un supporto, ma anche diciamo, al contrario, nel momento in cui riceviamo un no dalla banca, a capire quali sono gli elementi che chiaramente hanno caratterizzato questa risposta negativa. È fuori di dubbio che da parte dell'impresa l'istruzione alla pratica va fatta, diciamo, in qualche modo anche pensando però al futuro, non al passato. Cioè, c'è anche un'esigenza da parte dell'impresa di capire che la banca non è uno sportello dove in qualche modo si vanno a chiedere i soldi, ma va presentato un progetto che guarda al futuro. E ma questo, la banca poi il progetto lo deve studiare, lo deve analizzare. Esattamente. E qui chiaramente viene fuori il ruolo anche dell'associazione. Cioè, un'associazione deve dare supporto, perché noi non ci dimentichiamo che il nostro Abruzzo, ma la nostra Italia, è fatta di piccole imprese, e quindi non tutti sono strutturati poi per istruire pratiche in grado di poter avere successo poi. Quindi capisco. Bene, Presidente Pertigone, la piccola industria di Confindustria Chieti Pescara, l'ho detto all'inizio, l'idea di piccoli tesori d'Abruzzo, ce ne vuole parlare in queste piccole? Molto volentieri. Poi alla fine chiuderemo con il rapporto con l'UDA, con l'università, sì. L'alternanza scuola-lavoro, quella la chiederò al Presidente. Allora, i piccoli tesori costituiscono un progetto molto interessante che proprio in collaborazione con l'UDA è nato esattamente un anno fa. I piccoli tesori è così, è un'evocazione anche particolarmente forse forte, per connotare proprio le piccole e non solo, forse ancor più le micro aziende, quindi addirittura quelle sotto i 10 addetti, dal momento che le piccole aziende costituiscono di fatto ben più dell'80% del tessuto industriale, tanto di questa regione quanto del tessuto industriale dell'intera nazione,
e contribuiscono massivamente alla formazione della ricchezza di questo Paese. Partendo da questi presupposti, su una sollecitazione molto molto gradita da parte proprio del direttore della Scuola d'Economia dell'Università d'Annunzio, a maggio dell'anno scorso è partito un progetto che si chiama proprio Piccoli Tesori d'Abruzzo, con l'Università d'Annunzio stessa e con la Scuola d'Economia segnatamente, di modo da portare con una certa ciclicità nelle aule della Scuola d'Economia testimonianze, vere e proprie testimonianze di piccoli e piccolissimi imprenditori o di medi imprenditori che possano raccontare, e questo è il termine che mi piace usare, che cosa significa fare piccola impresa sul territorio abruzzese, di modo che gli studenti abbiano la possibilità di accostare alla loro formazione accademica che devono necessariamente maturare all'interno delle aule di un'università, con delle testimonianze di carattere empirico, cosa fa un piccolo imprenditore e quali sono in più le difficoltà alle quali va incontro un piccolo imprenditore rispetto ad un'azienda di più grandi dimensioni. A questo se ho ancora qualche secondo, e le chiedo quindi questa possibilità, mi aggancio anche sulla, per parlare di un'ulteriore iniziativa, e lo faccio riagganciandomi proprio a quello che dicevamo prima. Cosa fanno i super dazi di Trump? Ci condizionano oppure no? Allora riparto da questo interrogativo che così aleggia. Avremo o non avremo dei super dazi? E quale effetto avranno i super dazi sull'economia delle piccole imprese abruzzesi qualora in questo effetto di azione e reazione dovessero essere tassati non solo prodotti di acciaio ed alluminio, che già ci fa molto male perché è un effetto di rimbalzo che alla fine si traduce sull'industria automobilistica, ma ad esempio anche il settore agroalimentare. Noi esportiamo tantissimo agroalimentare negli Stati Uniti, il nostro mercato più maturo. Ecco, come tradurre questa incertezza in comportamenti razionali all'interno soprattutto di una media o piccola azienda? Partendo proprio da questi presupposti, mi piace molto sottolineare, mi piace dirlo proprio questa sera, che sempre all'interno della Scuola dell'Economia e segnatamente all'interno del Dipartimento di Scienze Giuridiche, a partire dall'anno accademico 2019-2020 sarà attiva la laurea magistrale in Scienze Giuridiche per l'internazionalizzazione e l'innovazione d'impresa. Interessantissimo. È un corso di laurea davvero molto innovativo, nato proprio attraverso una serie di sollecitazioni del territorio, segnatamente anche della piccola, proprio per tentare di formare un soggetto che all'interno dell'azienda sappia tessere questa tela contrattuale, sappia far dialogare meglio le entità all'interno dell'azienda ed affrontare con più efficienza questo tipo di complessità. Grazie. La pubblicità ci condiziona. Certo. Pubblicità. Bene, abbiamo ascoltato il presidente della piccola industria, sentiamo ancora Alessandro Addari e con lui parliamo di formazione. Sono degli imprenditori che crescono, che si formano, che quindi, specialmente penso alle start-up e quant'altro, ecco, come si sta muovendo come Confindustria? Sì, su questo ci sono attività davvero a 360 gradi che vanno... C'è quel fondo impresa di Luigi Di Cesare. Sì, assolutamente, poi infatti essere... direttore... Poi immagino Confindustria e CGL che ne parlerà. Confindustria, CGL e CISL e UIL. Io non volevo buttare fuori i sindacati, ci mancherebbe altro, anzi è un piacere. Ci siamo insieme, quindi. È un piacere. Prego. E quindi la capacità del sistema deve essere quella di formare in maniera continua. Lo dico perché? Perché chiaramente avere nelle nostre aziende collaboratori, persone formate e motivate sull'internazionalizzazione, perché sto parlando di questo tema, ma potremmo dire a 360 gradi su tutti i grandi temi che riguardano le nostre imprese, diventa fondamentale. Quindi cito uno per tutti, il progetto Imprese in Accademia, questo ponte tra mondo dell'università e mondo dell'impresa che continua il suo lavoro per le start-up, penso a Start Impresa. Ecco, sono progetti, sono format che continuano a mio avviso a creare valore per il territorio e quindi non solo direttamente per le imprese che ne hanno un beneficio indiretto. Io stesso sto ospitando in azienda da me due brillanti stagiaire che vengono da Impresa in Accademia, che tra l'altro, dicevo prima direttore nel pre-programma, aziendalmente mi hanno aperto anche a Instagram, perché io sono molto social tra le mie attività, ma mi mancava questo Instagram, che tra l'altro è spettacolare, manca pure a me. È eccezionale perché dà un'accelerazione di contatti incredibile. Quindi, ecco, pensando anche alle imprese, io l'acronimo, c'è un acronimo che mi piace molto, che utilizzo, che si chiama FAST, cioè bisogna essere veloci,
La F sta per flessibilità, che è anzitutto flessibilità mentale che si matura proprio dall'osservazione di quello che accade nel mondo, oltre che nel contesto locale, dal capire come intercettare questi fenomeni. La A è alleanza strategica. Oggi dobbiamo capire davvero come insieme possiamo affrontare le sfide internazionali, in modo anche semplice. Io ultimamente in una fiera internazionale, anziché presentare un'azienda, ho presentato un menù, in questo caso era agroalimentare, in cui il buyer estero semplicemente trovava un marchio per l'antipasto, passando per i primi e per i secondi, arrivando al dolce. Ho visto che hanno apprezzato questo approccio, perché dicono c'è un'ottimizzazione logistica, un'ottimizzazione di informazioni tecniche, una capacità maggiore di fare gruppo e soprattutto di acquisire potere contrattuale. E poi la S di strumenti finanziari, sono stati citati prima, sono alla base. Senza benzina, ahimè, i nostri mezzi e le nostre macchine non possono decollare, neanche i nostri aerei. E la T di tecnologia, un inciso, noi pensiamo spesso alla tecnologia, all'e-commerce B2C, al consumatore finale. C'è un altro mondo che ci può legare con i buyer, con i ristoratori, con i negozi, con gli showroom nel mondo, che passa sempre attraverso l'e-commerce, il commercio elettronico. Siamo quasi in chiusura. Dottor Di Ciosafat, allora, abbiamo parlato di Nuova Pescara, però possiamo parlare anche di area metropolitana, Chieti-Pescara. Sì, lo dicevo poc'anzi, per noi è strategico lanciare quest'area metropolitana. Appena dopo, diciamo, la Nuova Pescara sarà veramente lanciato come area, come asset, un programma che fa una ricognizione di qual è il valore aggiunto di tutte le imprese, non solo industriali ma anche dei servizi che sono su questa, diciamo, su questo territorio, perché dobbiamo cominciare a pensare di grandi infrastrutture. Non a caso, quando parlavo di piattaforma logistica o quello che leggete sui media, o vedete su tutti i media in questi mesi, cioè la posizione di Confindustria sulla corridoio Tirreno Adriatico, è diciamo complementare rispetto a quello che dovrà accadere con l'area metropolitana. Noi dobbiamo avere un corridoio che sia in grado di collegare infrastrutture che negli ultimi 50 anni sono state realizzate ma sono praticamente dormienti, e li dobbiamo collegare perché esistono già, e quindi questo significa un recupero di competitività a costi praticamente bassi, e naturalmente poter lanciare la piattaforma logistica del centro Italia verso il basso Mediterraneo e diciamo l'est europeo, attraverso il rilancio, per esempio, non solo dei porti di Ortona e di Vasto, i porti mercantili, ma anche, per esempio, al nostro aeroporto, che continua naturalmente a fare uno sviluppo interessante sul passeggero, ma non sui cargo. Ecco, noi abbiamo necessità che con diciamo il vero sviluppo del corridoio Tirreno Adriatico ci sia anche uno sviluppo del nostro aeroporto in termini di trasporto di merci. Vorrei aggiungere, Presidente, che ci dovremmo muovere sotto l'autorità di Civitavecchia e non di Ancona, perché su Civitavecchia noi avremmo, mi pare che lo scrive proprio lei, dice che avremmo quasi un'autostrada semideserta. Sì, allora intanto chiariamo una cosa: noi possiamo indifferentemente scegliere di far parte di un'autorità portuale come quella attuale di Ancona o scegliere quella di Civitavecchia. Però perché noi vogliamo invece scegliere Civitavecchia rispetto ad Ancona? Perché questo è anche importante. Beh, sono i prodotti da Barcellona. Perché è più, come dire, in linea con il percorso trasversale che da Barcellona va a Ploce. E se non lo intercettiamo noi, lo intercetteranno altri. Perché c'è un altro corridoio, ed non è c'è dubbio, fatto, diciamo, noto, che potrebbe essere quello di Civitavecchia, Livorno-Ancona. Quindi questo significa che con Civitavecchia noi siamo complementari, con Ancona siamo oggettivamente in competizione. Questo non significa che non ci siano, da ambo le parti legittimi interessi, sono legittimi tutti, però noi siamo in Abruzzo e dobbiamo pensare all'Abruzzo, e quindi dobbiamo tutelare i nostri interessi. Qui si gioca una partita molto importante. Noi siamo una delle poche regioni, Presidente,
che non ha uno sportello unico per le attività produttive. Ogni comune, ognuno fa come gli pare. Sì, e questo è il tema che si riaggancia al concetto della digital transformation che facevo all'inizio. Noi purtroppo siamo sottoposti a questo proliferare di modalità che ogni comune sceglie, e quindi banalmente una stessa pratica vengono utilizzate per una stessa pratica rispetto al comune di riferimento format diversi, complicando enormemente la vita agli imprenditori. Noi siamo una regione piccola e dobbiamo puntare ad avere un unico SUAP, un unico sportello per le imprese, cosa che si può fare. Anche qui il problema non è tecnologico, perché è già tutto inventato, è un problema culturale di capacità del saper fare. E questa è una cosa che noi chiediamo da tempo. Ma voi come associazione forse dovreste vigilare affinché, presidiare, che è ancora meglio, per... Noi abbiamo un tavolo regionale, di cui io sono il coordinatore, proprio per le applicazioni relative alla digital transformation, tra cui anche il SUA. Un tavolo al quale oggi abbiamo rinnovato l'esigenza al nuovo presidente Marsilio di indicarci il loro rappresentante, perché è chiaro che è un tavolo dove insistono più parti, quindi anche la parte importante della regione, e stiamo attendendo che ci venga comunicato il nominativo. Rapporti con l'UDA? I rapporti con l'UDA, come dicevo prima, quindi mi riaggancio all'intervento di prima, sono sempre più intensi e sempre più portatori di reciproco vantaggio. Io credo molto nel rapporto con l'università e con la D'Annunzio in particolare, visto che è l'università anche delle nostre città, Chieti Pescara. Alternanza scuola-lavoro. Alternanza scuola-lavoro, formazione, stage, la possibilità cioè di creare un rapporto osmotico tra Confindustria, tra mondo delle imprese, ancor più è università. L'università, lo dicevo prima, è il luogo dell'accademia, è il luogo in cui si fa formazione accademica e tale deve rimanere. Io sono tra quanti pensano che la formazione universitaria nazionale sia tra le migliori del mondo, e non è un caso che le nostre eccellenze intellettuali dopo vengano esportate in tutto il mondo. Va migliorato, e questo innanzitutto parlo per conto di Confindustria e quindi per conto delle imprese, il dialogo che deve essere continuo tra mondo delle imprese e istituzioni universitarie. Con l'UDA è già da lungo tempo attivo un dialogo molto molto interessante, gli ultimi due passaggi dei quali sono quelli a cui accennavo, e ne parlo da un punto di vista della piccola, quindi il percorso dei piccoli tesori d'Abruzzo e l'attivazione del corso magistrale, quindi di scienze giuridiche per l'internazionalizzazione, che vedrà la luce il prossimo anno accademico. E credo fortemente in questo tipo di progetto, cioè nella possibilità di fare osmosi tra università e imprese per l'interesse dell'una e dell'altro mondo. A Dario, ritorno su quello che abbiamo detto in apertura. Esport non vuol dire... Noi ce l'abbiamo nel DNA intanto come regione, ma non è importante il fatto di preparare una valigia, metterci tutto l'occorrente e partire, ma studiare i luoghi dove si deve andare, che cosa si vuole, e dimenticare la parola piccolo e bello, perché una volta piccolo era bello, perché significava azienda di nicchia che faceva le cose a mano. Adesso piccolo non è bello, ci vuole una filiera, ci vuole l'unione per vincere. Assolutamente sì, anche perché dobbiamo capire cosa mettere nella valigia. Quando si parte e si ha davanti un compratore internazionale, ora che sia meccanica di precisione, agroalimentare, moda, sono problemi. Hai di fronte probabilmente prima di te e dopo di te ci saranno altri 30, 40, 50 concorrenti, piccoli e grandi, italiani, esteri, e quindi sapere come attrezzarsi, cosa mettere nella cassetta degli attrezzi diventa davvero fondamentale. E io un consiglio che do sempre agli imprenditori che si affacciano ai mercati esteri è studiare i mercati, analizzare la concorrenza, aspetto che talvolta si fa in maniera, a mio avviso, troppo superficiale, perché poi al concorrente spesso si pensa, quando chiediamo quali sono i tuoi principali concorrenti, spesso si pensa al vicino di casa, e allora dobbiamo far presente che il concorrente veramente
più minaccioso molto spesso è al di fuori addirittura dei confini nazionali. E col vicino di casa, semmai, si possono sviluppare dei format insieme, si possono studiare insieme dei mercati. In alcuni mercati, ad esempio, notiamo che occorre sempre più una presenza diretta. Immaginiamo un'azienda di design, di arredamento, che ha enormi difficoltà, anche con la tecnologia, a far toccare con mano la propria cucina o il proprio living, il proprio soggiorno. È chiaro che in alcuni casi occorre immaginare come questa azienda, insieme ad altre, possa aprire uno showroom all'estero, ora che sia in Russia o sia negli Stati Uniti. Da tutto ciò deriva un salto di qualità e anche strumenti finanziari diversi da quelli a cui siamo abituati. A proposito di strumenti finanziari, molti strumenti ci sono, penso li abbiamo citati prima, SACE, SIMEST, Cassa Depositi e Prestiti, quindi parlo di loro perché sono parte delle nostre istituzioni, che tra l'altro in alcuni casi vanno proprio a finanziare lo sviluppo di format all'estero. E tra questi immagino, ecco, un flash su un altro strumento proprio di SACE, si chiama SACE BT. SACE BT consente l'assicurazione dei crediti all'esportazione, che è un altro nodo, perché è chiaro che se la grande azienda strutturata offre dilazioni di pagamento al cliente e noi pretendiamo il pagamento anticipato contro fattura pro forma, è normale che andiamo a perdere parte del nostro potenziale. Questi sono strumenti che possono invece consentire, ad esempio, di offrire al cliente estero delle dilazioni e tutto insieme fanno quel mix di cui parlavamo prima per diventare davvero competitivi. Due interventi in chiusura. Il direttore di Giosafatte e il presidente Pagliuca. Incomincia di Giosafatte. Rapporti con la politica. Assolutamente, diciamo, operativi nel momento in cui si tratta di giudicare se fanno bene o male, fuori dalle logiche partitiche, ma assolutamente all'interno di ciò che qualsiasi schieramento politico andrà a fare nei livelli di gestione, dal regionale al provinciale e anche a quello comunale. Rappresentiamo parecchi comuni, 104 della di Chieti e 46 di Pescara, quindi ci sentiamo la responsabilità di declinare i valori sul territorio, che non sono solo quelli di tutela dell'impresa, ma cominciano dalla tutela dei cittadini e del territorio. Non a caso la Confindustria propone oggi due parole chiave per rilanciare il nostro paese: occupazione e crescita, naturalmente tenendo sempre sotto controllo il debito. Questo è fondamentale. Questo chiederemo alla politica a tutti i livelli e chiederemo progettualità a favore del territorio e delle imprese che su questo territorio fanno, non solo attività di business, ma fanno in qualche modo il profitto e creano ricchezza grazie a questo profitto per il benessere delle persone che vivono su questo territorio e delle istituzioni che da esse attingono attraverso le tasse e le imposte. Quindi equidistanza dai partiti, ma pensare alla città, pensare alla regione, alla provincia. Equidistanti, aggiungerei, con richieste oggettive. E torno un attimo anche all'argomento trattato prima, la ZES, o meglio l'autorità portuale di Civitavecchia, è una richiesta oggettiva, perché siamo d'accordo, sono d'accordo le organizzazioni datoriali, sono d'accordo i sindacati, sono d'accordo tutti i politici, anche lo stesso Marsiglio nel discorso dell'insediamento aveva detto e ribadito che per lui Civitavecchia era e doveva diventare la nostra autorità portuale. Siamo fermi, ecco, questa è una richiesta oggettiva che ci dà forza. Noi continueremo a urlare questa, necessità. Benissimo, noi abbiamo, più che io a casa, hanno sentito tutto quello che avete detto. Si chiude Rete 8 Economy, l'ultimo numero di questa stagione, ribadisco, riprenderà in autunno. E spero di riprendere proprio con i vertici di Confindustria per vedere che cosa è successo da giugno a fine settembre. Io ringrazio il presidente di Confindustria Chieti Pescara, Silvano Pagliuca, ringrazio Enrico Perticone, presidente della piccola industria di Confindustria Chieti Pescara. Grazie a lei. Alessandro Addari, che è delegato del presidente Pagliuca per la internazionalizzazione. Grazie.
ed infine a Luigi Di Giosafatte, direttore generale Confindustria, che di Pescara, che ringrazio particolarmente perché lo disturbiamo noi giornalisti spesso e volentieri, ma devo dire che è sempre disponibile. Grazie ancora, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito sin qui. Felice sera a tutti. Arrivederci. Buonasera.